Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 15 febbraio 2024, Santi Faustino e Giovita. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Vi auguriamo buon giovedì con la mezzaluna che ha voluto illuminare il cielo di Ostuni. Alle mie spalle una suggestiva foto scattata nella tarda serata di ieri. Sulla strada provinciale 21 Ostuni Torre Pozzelle, una Fiat Panda condotta da una donna è finita fuori strada. La conducente è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Ostuni e dal personale del 118. Sul luogo è giunta la polizia locale per i rilievi. Termina prematuramente il mandato da presidente dell'istituzione Museo di Ostuni per il professor Luca Dellatti. Nella giornata di ieri il professor Dellatti ha rassegnato le dimissioni dal ruolo che ha ricoperto per poco meno di 2 mesi. La decisione arriva in seguito alla bufera mediatica che lo ha coinvolto dopo che sul suo profilo Instagram aveva postato nelle storie un post con la foto della Premier Giorgia Meloni a testa in giù. «Rassegno le mie dimissioni», scrive in una nota il professor Luca Dellatti, «al fine di tutelare la mia serenità personale, l'onorabilità delle mie condotte, del mio nome». Primariamente nella città di Ostuni e al fine di tutelare l'immagine dell'istituzione museo e l'Università degli Studi di Bari, dove con nota e riscontrata professionalità presto servizio, continua Dellatti. Dopo essere stato sottoposto ad una intollerabile gogna mediatica. Il sindaco Angelo Pomes ha ringraziato il professor Dellatti per l'assunzione di responsabilità e si augura che ciò sia sufficiente a chiudere tale spiacevole vicenda, ristabilendo un clima politico più sereno nel rispetto delle istituzioni, ma anche nei confronti dello stesso professor Luca Dellatti che, aggiunge il primo cittadino, sin da subito si era scusato per l'immagine di pessimo gusto postata su Instagram. Il sindaco Pomes ha poi rimarcato le oggettive e riconosciute doti umane, culturali e professionali del professor Dellatti. La presidente del museo, la presidenza del museo passa ora all'attuale vicepresidente Ivana Colizzi in attesa di un nuovo affidamento dell'incarico o in caso le dimissioni vengano respinte. Dispiaciuto per l'accaduto, l'assessore con delega al museo Niki Maffei, che ha sottolineato il valore e la competenza di Luca Dellatti. L'assessore Maffei ha poi affermato: «Abbiamo perso un'occasione, ma siamo determinati a trovare una nuova strada. Presto individueremo una persona in grado di rappresentare al meglio l'istituzione museale ostunese e di guidare il museo», conclude Maffei, «verso il massimo potenziale». Sulla questione sono intervenuti anche tutti i consiglieri di minoranza di Ostuni che hanno dichiarato come le dimissioni del professor Dellatti siano state tanto sofferte quanto opportune. Gli stessi invitano il sindaco Pomes a nominare rapidamente il nuovo presidente, che a loro avviso deve essere ricoperto dal professor Donato Coppola, persona autorevole e competente, scrivono, con i suoi meriti scientifici riconosciuti. Nelle ultime ore sui social vari cittadini, tra cui anche rappresentanti politici, hanno pubblicamente espresso la loro vicinanza umana e la loro delusione in merito alla violenta reazione mediatica che il professor Luca Dellatti ha subito, chiedendo altresì che terminasse. Sono partiti alla volta della Germania circa 20 cavalli murgesi. Tra questi vi è il cavallo Onofrio, bardato con la mantiglia tipica della cavalcata di Sant'Oronzo, montato dal suo cavaliere Rinaldo Francioso, ambasciatore della nostra tradizione e cultura plurisecolare. Portabandiera della Puglia, unica regione italiana presente a questo straordinario evento che si terrà dal 16 al 18 febbraio nella cittadina tedesca di Friedrichshafen, in occasione della Fiera internazionale per gli sport equestri Pferd Bodensee,
L'esperienza dell'Associazione Culturale Cavalcata di Sant'Oronzo è stata condivisa con altre associazioni e patrocinata dal Comune di Ostuni, dal GAL Alto Salento e dall'ANAMF. Sta per nascere il club Juventus Carovigno Ostuni. Questa sera a Carovigno i tifosi bianconeri della Città Bianca e della Città dell'Ansegna si riuniranno per la costituzione del comitato promotore. L'obiettivo è quello di creare un club di aggregazione sotto un'unica insegna che possa riunire i tifosi per assistere assieme alle partite della Juve e per tifare la propria squadra del cuore. L'Associazione Amici della Biblioteca Diocesana Raffaele Ferrigno ha festeggiato i 18 anni di associazionismo presso l'Auditorium dei Santi Medici alla presenza del professor Giuseppe Moro dell'Università degli Studi di Bari e dell'Arcivescovo Monsignor Giovanni Intini. Il servizio. La presenza di un associazionismo vivo all'interno di un territorio rende questo territorio più ricco di fiducia reciproca, lo arricchisce, trasferisce il patrimonio di conoscenze e di relazione che si crea all'interno dell'associazione, lo trasferisce all'interno di tutta quanta la società e quindi rende questa società più viva e più ricca. Di solito in tutte le famiglie quando un figlio compie 18 anni si fa festa. E noi questa sera lo facciamo per l'Associazione Amici della Biblioteca e festeggiare i 18 anni significa invogliare tante persone a poter far quadrato intorno a quei valori culturali che oggi assicurano alle nostre comunità quella possibilità di essere anche critici perché abbeverati alla cultura. Il valore della cultura diventa fondamentale nella crescita non solo dei nostri ragazzi giovani ma anche nella nostra crescita di persone più adulte perché ci offre la possibilità di leggere con occhi più profondi la realtà e quando la realtà si legge alla luce di una certa sapienza la realtà la vediamo nella sua complessità e riusciamo a cogliere gli aspetti anche più nascosti. La farmacia Matarese effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, tempo stabile ed assolato, venti moderati, temperature in diminuzione, mare mosso. Citazione odierna. Dal niente non può nascere niente e niente può finire in niente. Grazie per aver preferito la nostra informazione.